volevo dare un po' di serenità ai deputati che hanno detto: non è che quando poi voi non siete più presidenti dell'Unione Europea, allora le battaglie che abbiamo fatto sino ad oggi spariscono. No, le battaglie che abbiamo fatto e che vedono finalmente qualche primo segnale, quei miliardi di Juncker, i denari che verranno liberati dal fronte dei vincoli e dei limiti del patto di stabilità, ecco, queste battaglie che vedono oggi i primi segnali continueranno. Questa è un po' la sintesi, per cui dal 1 gennaio non è che finiamo. L'Europa sempre più vicina alla gente, questo è l'obiettivo.